Eccoci che cominciamo il nostro webinar sull'enoturismo e con una ricca platea di relatori dal Veneto alla Sicilia e con la partecipazione di Silvi Scala come moderatore. Vedete, ecco, Silvi fra un attimo ci presenterà anche tutti i relatori. Il mio compito è solamente di introduzione e di dire che, come vedete, stiamo organizzando questi webinar con un format innovativo che si chiama Protagonisti e Territori. Ecco, un format che Artes porterà avanti anche oltre la Bites per dare voce a tutto quello che è innovazione, collaborazione, relazione per andare insieme oltre la crisi. Ecco, certamente la crisi la si supera insieme. Anche le difficoltà ci sono, eccetera. Oggi parleremo appunto di enoturismo. Vi invito subito a ricordare che avete un bottone sulla vostra destra o sinistra, adesso io non ricordo esattamente, dove potete fare delle domande e al termine della parlata, diciamo che durerà 35-40 minuti, avremo qualche minuto per domande e risposte appunto animate da Silvi. E quindi ho il piacere di introdurre Silvi Scala, che è una ragazza in gambissima. Si autopresenterà lei di dov'è, di Volpago del Montello, insomma, poi dirà, esperta di web marketing, esperta di experience, perché è una progettista, come lei dice, una disegnatrice di esperienze, e esperta del mondo, diciamo, dell'ospitalità in senso lato, quindi agriturismi, extraalberghiero, hotel, eccetera. Allora, siccome è coinvolta in molte attività interessanti, io do la parola a Silvi, ed è anche molto conosciuta sul web perché ha un seguito molto importante. Io do la parola a lei e vi lascio nelle mani di Silvi Scala. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova edizione di Vitesp. Maurizio mi ha già presentato, comunque, come molti di voi già sanno, mi conoscono, sono progettista di prodotto per Artes, nonché operatore di turismo esperienziale, ma anche da qualche tempo formatore ai corsi per operatore di turismo esperienziale. Allora, per me oggi è un onore essere il moderatore di questo incontro, dove avremo degli ospiti speciali e di grande valore relazionale che non vedo l'ora di presentarvi. Parlo di relazione perché, come già ha detto Maurizio, la parola d'ordine è per protagonisti e territori. E come già sapete, noi partiamo dal turismo esperienziale, il cui concetto è proprio la relazione, il concetto chiave, no? Che si lega per noi al concetto di collaborazione e innovazione. Infatti, questa è la base di partenza da cui è nata la collaborazione con i relatori di oggi, dal Veneto alla Sicilia. Oggi parleremo del valore e l'importanza di formarsi per essere al passo con i tempi, ma soprattutto come farlo nel segmento del turismo del vino, che in Italia rappresenta una fetta molto importante del nostro turismo di incoming, ossia quel tipo di turismo che nella sua più ampia accezione abbina l'esperienza della degustazione di vino, ma non solo, alla conoscenza del prodotto stesso, ma legato alla storia, alle tradizioni e alla cultura locale. Allora, per iniziare vorrei lasciare subito la parola a Luca Colussi, che oltre a essere esperto di enoturismo, di tutte le normative anche che regolarizzano le visite in cantina, ha una sua azienda in qualità di consulente, quindi per le aziende del settore agricolo, Event Green, agricolo e agroalimentare, e collabora con Coldiretti. Però lasciamo che si presenti meglio lui e per partire vorrei fare anche una domanda a Luca. Innanzitutto, se ci dai qualche dato sul turismo del vino in Italia, se ci vuoi raccontare, Luca, qual è la tua esperienza con le aziende? Ossia, mi spiego meglio, come ti sei accorto che la parola d'ordine per poter fare turismo in questo settore fosse innovazione? Cioè, cosa significa per voi? Buongiorno a tutti, intanto, ed è un grande piacere essere qua con voi.
Ho preparato alcune slide per portarvi alcuni dati su questo fenomeno, appunto, dell'enoturismo. È un qualche cosa che si aggancia chiaramente a un momento di grande innovazione, di grande opportunità, ad una esperienza storica, un'esperienza consolidata, perché la normativa sull'enoturismo è molto giovane, ma parliamo di un qualche cosa che ha a che fare con un'ospitalità nell'ambito contadino, direi, insomma, radicata nella nostra tradizione. Cerco di condividere il mio schermo, vediamo se ce la facciamo. Bene, un po' lento, ma dovremmo riuscire a vederlo. Alcune, ok, vediamo se ce la facciamo. Lo riuscite a vedere? Sì. Ok, vedete le slide? Mi date conferma? Perfetto, Vediamo il PowerPoint. benissimo. Allora, mi sposto di qua. Ok, perfetto. Allora, parto da un concetto secondo me importante, non voglio fare quello che si addentra nella normativa, però mi piace ricordare che il testo unico sul vino, normativa che è stata, diciamo così, emanata nel 2016 e che racchiude quello che è l'immenso mondo della legislazione vitivinicola, dà un grande valore al concetto del vino. Perché appunto lo descrive proprio in questa norma come un patrimonio culturale nazionale che va tutelato, valorizzato nei suoi aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale. È uno dei pochi casi, secondo me, in cui una norma enuncia dei valori comuni, in cui permette a tutti di riconoscersi in un patrimonio che appartiene non solo ai viticoltori stessi, ma sicuramente a tutti coloro che vogliono conoscere in maniera più approfondita la vigna e il vino. Alcuni dati che ho ricavato da quello che è una documentazione dell'Organizzazione Internazionale sul Vino, tanto per capire di cosa stiamo parlando in termini di, diciamo così, fenomeno. Siamo a circa 258 milioni di ettolitri prodotti nel mondo. Il sistema Europa produce circa 159 milioni di ettolitri di vino, in aumento anche questo in questi ultimi anni, e all'interno di questo l'Italia si posiziona come primo paese al mondo nella produzione di vino, dopo la Francia e dopo la Spagna. Rappresentiamo circa il 50%, questi tre stati insieme, della produzione mondiale, e circa l'80% dell'intera produzione comunitaria. Un altro interessante rapporto che viene redatto ogni anno dall'Associazione Nazionale Città del Vino, che racchiude tutti i comuni d'Italia che sono, diciamo, legati dalla valorizzazione della produzione del vino, abbiamo anche un cosiddetto Cavò Italia, dove tutto quello che è il vino che è presente nelle nostre cantine per l'invecchiamento ammonta a circa altri 50 milioni di ettolitri, per cui un patrimonio veramente importante sul quale ragionare insieme. Qualche altro dato, entrando in quello che è l'aspetto appunto legato al turismo in sé. Il vino è una leva fondamentale di conoscenza appunto dei territori e di quello che è il tema delle esperienze. 14 milioni di presenze complessive enoturistiche nel 2018, tra quelle che sono turisti o enoturisti che si muovono in giornata o che si fermano poi anche a soggiornare sui territori, e 2 miliardi e mezzo di indotto economico della filiera enoturistica. Questo tra quello che è il grosso, che è la vendita diretta dei vini, ma anche legato alle degustazioni, agli eventi, alla ricettività e l'indotto appunto poi di ricaduta sul sistema, diciamo così, ristorativo. Incremento costante, per cui anche nel 2019 in più 7% di questo settore.
ho cercato di focalizzare l'attenzione su quello che penso oggi possa essere la parte un po' più interessante in termini di numeri. Se tra le attività enoturistiche la vendita diretta, la degustazione, le visite in cantina sono un qualche cosa che viene offerto da tutte quante le cantine che svolgono attività enoturistica, vorrei focalizzare l'attenzione con voi invece per quanto riguarda la partecipazione ad eventi in cantina, che è sempre molto presente, ma scende a circa il 70% delle realtà agricole, così enologiche, che lo svolgono, i percorsi organizzati scendono al 69% e l'organizzazione di escursioni legate al territorio vengono fatte nel 40%, diciamo, delle realtà. Questo indubbiamente fa capire che ad oggi l'attività di enoturismo è molto centrata all'interno della cantina, nella conoscenza appunto di quello che è sicuramente la coltivazione, la trasformazione, ma c'è ancora sicuramente bisogno di lavorare sul concetto di territorio, su quello che lega poi attorno la cantina al sistema. Qualche dato su chi è l'enoturista, età abbastanza giovane, mediamente sui 43 anni, ma chiaramente anche poi con persone più adulte. Normalmente nel 44% dei casi si muovono per attività enoturistiche una volta all'anno, nel 30% dei casi più di una volta all'anno, e poi diciamo così si scende a percentuali più bassi per coloro che lo svolgono con più frequenza. Circa uno su tre si ferma quantomeno a pernottare una notte nei territori di visita, mentre gli enoturisti italiani si muovono soprattutto all'interno della propria regione, per cui qui diciamo secondo me il dato è abbastanza influenzato da quello che è anche un concetto poi di vendita diretta in sé. Però direi che questi dati già ci danno un certo spaccato sul quale fare alcuni ragionamenti, come dicevo prima. Se da una parte la conoscenza, il girare per cantina è qualcosa di consolidato, di storico, la normativa sull'enoturismo ha dato una chiara interpretazione di che cosa vuole essere in Italia l'enoturismo, e il legislatore l'ha posto proprio come una proposta di qualità, di conoscenza, diciamo, del territorio e del patrimonio che noi abbiamo. Per cui una delle domande che ovviamente mi sono posto da consulente e ci siamo posti è come alzare il livello della qualità del ferro. Qualche altro dato, cosa che già sappiamo, le attrattività maggiori in termini di territori sono la Toscana sicuramente, il Piemonte, la Campania, il Trentino, il Veneto e poi Sicilia e Puglia. Darei qualche accenno, Silvia, se sei d'accordo, sulla legge, ma senza fare il legislatore, ma perché mi interessa fissare alcuni concetti. Come dicevo, sì, se riesci a riassumere questa parte, perché a me piacerebbe tanto che chi ci ascolta sapesse qual è in realtà il valore poi della collaborazione che c'è stata tra noi, insomma, e voi attraverso Coldiretti e quel motivo, no, che ti ha spinto a pensare a un percorso formativo insieme per insomma i vostri associati. E, infatti io e Luca ci siamo conosciuti un anno fa, siamo riusciti poi in breve tempo alla fine a mettere in piedi una collaborazione che partirà tra l'altro a breve, e quindi anche in virtù di quello che hai appena detto, cioè far luce su cosa realmente vogliono i turisti, siccome adeguare la propria azienda alla domanda di mercato senza che diventi, cioè senza sminuire il prodotto togliere valore, ma anzi sapendo rafforzare un prodotto legandolo al territorio, altrimenti quello che succede è ragionare sempre sulla logica del prezzo, no? Venite qui, fate la degustazione, tutto nasce e muore all'interno della cantina e un po' si snatura il legame con il territorio. Il rischio è quello poi anche di ragionare su una logica di sconto, di prezzo. E questo non deve succedere. Ti lascio la parola, Luca, scusami. Certo, sì. Su questo, sì, direi che proprio, e vado veloce sulla norma, lo dice in maniera chiara, pone la cultura e la conoscenza, diciamo, al centro di quello che è l'esperienza enoturistica. Parliamo di visite guidate ai vigneti, alle cantine, ai luoghi di esposizione di quelli che sono gli strumenti per la produzione dei vini,
iniziative di tipo didattico e culturale, le attività ricreative, compresa la vendemmia didattica, e indubbiamente anche le attività di degustazione e di produzione di quello che sono i prodotti vitivinicoli. Lo permette anche in abbinamento con gli assaggi dei prodotti agroalimentari legati al territorio. Però il concetto è appunto legato a valorizziamo il territorio e valorizziamo quello che la cultura di quello che andiamo a vedere. E prevedono chiaramente all'interno della norma una serie di requisiti dati appunto dall'utilizzo di un'accoglienza di qualità, per cui personale che sia preparato a fare delle degustazioni di vino di un certo tipo, ma soprattutto a saper presentare appunto il territorio circostante. E, un'apertura quantomeno di 3 giorni alla settimana, l'utilizzo di strumenti pressoché informatici per la prenotazione delle visite, un cartello aziendale, siti internet fatti come si deve, presenza di parcheggi, materiali informativi, divulgativi da distribuire. Importante è non perdere per gli operatori quello che è, come dicevo prima, la focalizzazione. Molti di loro li vedo concentrati sulle degustazioni. Attenzione, un veloce discrimine: degustazioni sì, somministrazione no, non siamo le frasche di una volta, okay, ma bisogna valorizzare la degustazione basata appunto sulla qualità. La parte importante secondo me è che questa normativa pone al centro del protagonismo l'imprenditore agricolo, l'imprenditore enologico, per cui se da una parte c'è una grossa opportunità per gli agricoltori di valorizzare la propria azienda, dall'altra parte la norma gli mette una responsabilità di capire di lavorare su un concetto di qualità, e questo è quello appunto da cui siamo partiti io per primo nel ragionarci sopra e poi anche collaborando insieme appunto con Coldiretti nel capire che da soli non si poteva dare un'offerta qualitativa e notizia di un livello se non iniziavamo a lavorare con chi si occupa in maniera capace di turismo ed in particolare di turismo di esperienza, turismo di scoperta di quello che effettivamente è il territorio, del portare l'enoturista ad effettuare non solo una degustazione dei vini, ma a vivere proprio la cantina, a vivere l'azienda agricola nel suo valore. Per cui l'anno scorso effettivamente anche timidamente, insomma, ho cercato così di avvicinarmi a questo mondo, ho scoperto Artes, per me insomma, una realtà che assolutamente non conoscevo, e ho visto appunto che Silvia era la persona più vicina sul territorio, e l'ho contattata e chiaramente un po' alla volta, come tutte le cose, ci serve il bisogno di capirsi, di conoscersi, di entrare un attimino un po' più in contatto. Però poi, come tutte le scoperte, si riesce a mettere a fuoco dei percorsi di crescita per entrambe le parti che sono sicuramente utili ed importanti. Per cui inizieremo da poco appunto questa formazione, peraltro finanziata anche dalla Regione Veneto, per gruppi di titolari di cantine che vogliono investire il proprio tempo e la propria professione sul dare un'offerta enoturistica diversa dalla normale, diciamo, accoglienza in azienda, visita in cantina e degustazione, proprio per riuscire a trasmettere i valori, diciamo, del turismo esperienziale, cioè di chi veramente si immerge all'interno di quello che è l'esperienza di una giornata. Lego quello che è la normativa del turismo esperienziale a quella sul turismo rurale. Molte regioni hanno legiferato anche per tutta una serie di attività appunto di tipo esperienziale, che secondo me trovano una loro grande possibilità di essere esercitate tramite questa normativa, dove si può proprio permettere di provare la vita quotidiana all'interno di un'azienda a coloro che vengono a fare le vacanze sul nostro territorio. Chiudo con alcune cose secondo me importanti. La normativa appunto valorizza quello che è il patrimonio, la connessione con il territorio. Su questo dobbiamo, soprattutto con i nostri amici titolari delle aziende agricole, far capire loro che non possiamo fermarci a quello che abbiamo fatto fino adesso nell'offerta di enoturismo. Dobbiamo uscire dall'azienda e conoscere il territorio circostante che ci sta attorno,
soprattutto formarci con una nuova professionalità molto più alta, molto a livello qualitativo, e soprattutto lavorare con sinergie trasversali, con operatori di altri settori con cui lavorare insieme e soprattutto con operatori del settore turistico ed esperienziale, che sono quelli che sicuramente ci permetteranno di operare come si deve in questo bene, nuovo settore. Luca, ti devo interrompere perché devo lasciare la parola agli altri relatori. Ti ringrazio tantissimo. Ci tengo a dire che siamo stati veramente con il fiato sul collo chi si occupa di trovare i fondi per poter realizzare i corsi, i progetti, cosa che abbiamo fatto poi anche con Desiree, e adesso ne parleremo. Vorrei però prima di continuare in Veneto, passare alla Sicilia con Veronica. Quindi passiamo alla Sicilia e vorrei presentarvi quest'altro ospite, Veronica Laguardia di Crew Vision. Dato che Artes, sapete che è una realtà inclusiva, auspichiamo a creare reti e collaborazioni in tutta Italia. Veronica ha un'agenzia di formazione e comunicazione per il settore enogastronomico che negli ultimi tempi ha messo il suo focus soprattutto nel settore vitivinicolo. Veronica, vuoi raccontarci come vedi tu il mercato dell'enoturismo siciliano e l'importanza della formazione per superare anche in questo momento di crisi attuale, la necessità di distinguersi per le vostre aziende? Grazie Veronica. Buongiorno, grazie mille per averci invitato, sono molto contenta di partecipare. Allora, il mercato siciliano dell'enoturismo direi che è molto, molto reattivo, è in grande sviluppo e ha vissuto nel 2019 sicuramente un trend molto positivo che quest'anno, per ovvie ragioni che sappiamo, si è rallentato. Chiaramente il mercato è un po' cambiato, dove ci sono state prevalenza di enoturisti italiani piuttosto che degli Stati Uniti o europei, perché sappiamo tutti un po' la crisi ha cambiato e ha costretto quindi le aziende ad adattarsi. In generale, per quella che è la mia esperienza, dato che la Sicilia è una regione ricca di tanti territori vitivinicoli, ognuno con le sue peculiarità, io penso che il mercato sia abbastanza, nell'offerta intendo, eterogeneo e frammentato, perché abbiamo dei territori, quindi per esempio delle DOC come può essere l'Etna, che sono molto organizzate, dove comunque c'è una proposta a livello di territorio più strutturata, e invece altri territori dove c'è un po' più di improvvisazione e ancora non c'è, o ci sono magari delle piccole, delle eccellenze che emergono, che hanno un'offerta, mi ricollego a quello che ha detto anche Luca Colussi, che ha fatto vedere tutte quelle che sono le attività enoturistiche, alcune aziende magari le propongono tutte e quindi vanno a proporre un'offerta strutturata, articolata e professionale, mentre altre ancora non riescono. E proprio per questo mi ricollego a quello che è un po' il nostro core business, che è appunto la formazione. E riscontriamo che c'è molto molto interesse ogni anno per i temi legati al turismo del vino e quindi all'enoturismo, sia dal punto di vista del marketing, sia dal punto di vista del miglioramento dell'esperienza dell'enoturista. E qui ovviamente si prende le mosse la collaborazione con Artes. E faccio un piccolo passo indietro per spiegarvi quello che effettivamente è il nostro core business e ciò di cui ci occupiamo. Noi lavoriamo prevalentemente in Sicilia, dove abbiamo la sede a Palermo e dove siamo radicati, però l'obiettivo futuro sarà quello di avviare delle sinergie con consorzi e associazioni, che sono proprio i soggetti con cui noi collaboriamo, in altre regioni. Noi quello che facciamo esattamente è quello di ascoltare i bisogni delle aziende in termini di formazione, quindi di necessità di sviluppo delle competenze e delle risorse umane, e progettare dei percorsi. Se da un lato la formazione è molto importante e rappresenta il motore per la crescita delle risorse umane e quindi dell'azienda vitivinicola, dall'altro è chiaro che non tutte le aziende hanno quel budget annuale da dedicare alla formazione, o magari in periodi di crisi come quello che stiamo vivendo è la prima spesa che viene chiaramente eliminata, che viene tagliata dal budget. E qui si incentra un po' la nostra proposta.
perché noi tutta la formazione che andiamo a progettare e realizzare annualmente viene fatta attraverso l'utilizzo dei fondi interprofessionali. Fondi interprofessionali, spendo giusto due parole per chi non li conoscesse, sono degli organismi associativi promossi dalle parti sociali che sono stati istituiti con la legge 388 del 2000 e quindi gestiscono delle risorse destinate a finanziare la formazione aziendale. Come fanno? Ogni datore di lavoro, quando versa i contributi INPS per i propri dipendenti, l'INPS destina in automatico lo 0,3% di questi contributi alla formazione aziendale ed è il cosiddetto contributo alla disoccupazione involontaria. Ora, le aziende, moltissime aziende o consorzi o associazioni non conoscono questa opportunità che noi cerchiamo comunque di divulgare in Sicilia, in questo caso, è di porgere l'opportunità e far usufruire appieno dei finanziamenti che comunque i fondi interprofessionali mettono a disposizione delle aziende. Ogni anno andiamo a fare un'analisi di fabbisogni aziendali, di gruppi di aziende, e abbiamo riscontrato molto spesso l'interesse per l'enoturismo. Come dicevo prima, sia in termini di miglioramento della proposta del posizionamento e quindi in ambito marketing, ma anche dell'esperienza. Qui prende le mosse appunto l'idea di collaborare con Artes, che comunque riteniamo un'eccellenza a livello italiano nella proposta appunto per il turismo esperienziale. E per l'anno prossimo, incrociamo le dita perché appunto se il coronavirus ce lo consentirà e se il finanziamento appunto con Foragri andrà a buon fine, realizzeremo un piano formativo in cui ci sarà un corso dedicato al metodo Artes, in quanto le aziende a cui l'abbiamo proposto, che sono un gruppo di aziende del consorzio dell'Etnadoc, hanno mostrato molto interesse per questo corso, per questa metodologia, perché il loro interesse non è solo quello di raccontare meglio la propria cantina, quindi durante la visita creando una storia, un percorso, ma è anche quello di sviluppare una proposta e quindi un'esperienza che tenga conto e valorizzi in una logica di rete tutte le eccellenze del territorio, di quel piccolo territorio e quindi insomma questo è quello che facciamo. Ci appassiona molto anche l'idea di avviare sinergie, di conoscere altre realtà come è stato appunto con Artes. E adesso insomma non mi resta che appunto incrociare le dita che appunto a inizio 2021 riusciremo a realizzare appunto a mettere in campo questi corsi per queste cantine. Insomma, siamo anche curiosi di vedere quali saranno i risultati e cosa ogni cantina diciamo tirerà fuori poi da questa esperienza. Non vedo l'ora, speriamo di ritrovarci a fine percorso, magari anche in un'altra occasione di fiera, di webinar, dove puoi raccontarci com'è andata. E niente, Veronica, io ti ringrazio. Se non hai altro da aggiungere, lascerei la parola a Desiree Pascon. Quindi ritorniamo in Veneto con gli altri due ospiti. E Desiree chi è? È la presidente dell'Associazione Vignaioli del distretto di Treviso, che fa parte di un'organizzazione più ampia a livello nazionale, detta FIVI, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, nata, se non erro, correggimi se sbaglio, circa una decina di anni fa su ispirazione dei nostri vicini di casa francesi. Prima Luca ha nominato l'importanza e i numeri riguardo, legati al vino e al turismo del vino in Francia, i cosiddetti vignerons indépendants. Se vuoi parlarci dell'associazione e di come è nata, ma soprattutto quali sono i suoi valori, che sono poi strettamente legati al concetto di rispetto, di valorizzazione del territorio, anche in chiave turistica e anche grazie alla filiera corta, e quali sono le esigenze anche dell'associazione. Dell'associazione, sì, che vi hanno spinto a incontrarci. Si parla di logica bottom up, a me non piace usare troppi inglesismi, comunque cosa significa? Si parte dalla necessità di partire, scusate il giro di parole, dal basso. Quindi ti lascio la parola, Desiree, e raccontaci un po' insomma quello che stiamo facendo insieme.
Buongiorno a tutti. Allora, esiste chiaramente l'Associazione Vignaioli Indipendenti Trevigiani sul territorio della provincia di Treviso, ma è una costola, tra virgolette, della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. La federazione raggruppa al suo interno tutte quelle aziende vitivinicole che hanno una struttura verticale, significa che hanno sia la coltivazione dell'uva, del vigneto, la cantina, l'imbottigliamento e quindi tutta una filiera all'interno di una stessa azienda, che non è assolutamente scontato nel mondo del vino. La cosa principale che contraddistingue le aziende FIVI, oltre a questa, è il legame profondo che ha con il territorio, perché ovviamente la maggior parte di noi sono tutte aziende medio-piccole, imprenditori che sono nati e vivono il territorio, lo sentono proprio e quindi nel corso del cammino che abbiamo fatto come associazione abbiamo cercato sia di valorizzare quella che è la figura del vignaiolo, che ha un'identità ben precisa all'interno del mercato vitivinicolo, ma anche di aiutare i nostri associati a prendere atto, no, dell'importanza del ruolo che hanno. L'anno scorso ci siamo incontrati e abbiamo fatto, grazie a uno dei nostri associati, che è un'azienda con cui tu già collabori nel mondo del turismo, una giornata proprio per spiegare cosa significa turismo esperienziale, che come diceva Luca prima, potrebbe essere una chiave di svolta, un prodotto di qualità che porta il cliente finale sul nostro territorio e glielo fa conoscere in modo completo, quindi creando delle sinergie. Quindi non solo tramite le cantine, ma anche con ristoratori, con albergatori, con enti ovviamente comuni, associazioni di altro genere e enti museali per dire, no? Quindi si è creata in questa giornata la voglia e il sentire di approfondire la formazione, di riuscire a declinare nella nostra associazione il turismo in chiave FIVI, quindi legare il valore dell'azienda verticale al valore del territorio. Quindi adesso partiamo a giorni, si può dire, grazie a un bando della Regione Veneto a fare formazione con una quindicina di aziende, alcune della provincia di Treviso, ma siamo riusciti anche a andare fuori regione, quindi col Valpolicella, chiedo scusa, non fuori regione, fuori provincia con Valpolicella e Bordolino, e per riuscire a mettere in sinergia le aziende e a creare un prodotto turistico, insomma, che ci porti lavoro, ma che dia valore al territorio, insomma, allo stesso tempo. Sì, mi ricordo che quando ci siamo conosciute, in realtà io e Desiree ci siamo conosciute durante un incontro non formativo, io li chiamo incontri informativi, non formativi, che abbiamo fatto appunto presso un'azienda. E lì abbiamo iniziato a chiacchierare. Io ho preso conoscenza di questa realtà francese che non conoscevo, no? E loro sono già, poi lo diciamo sempre anche nei nostri webinar, nei nostri incontri, cioè la Francia su questo è avanti anni luce e hanno messo già loro in rete i vignaioli, organizzano già esperienze. E le esperienze non sono all'interno delle cantine, collegano il territorio, cioè è un cocktail di situazioni, vado qui, poi qui, poi qui, e tra di loro si creano anche delle collaborazioni, si aiutano in sostanza. Sì, assolutamente. Il sito dei Vigneron indipendenti francesi è veramente l'emblema, qualcosa a cui dovremmo aspirare un po' tutti quanti, no? Nel senso che si vede veramente la voglia, la volontà di mettersi in rete, di vedere il proprio collega non come un competitor, ma come qualcuno con cui si può collaborare e creare un valore aggiunto, insomma, sul territorio. Quindi direi che la strada è segnata, dico sempre, imparare sempre dai migliori. Quindi. No, non perché voglio dire non ci siano le capacità, ma
è necessario comunque approfondire. Una cantina che vuole lavorare con il turismo deve assolutamente fare formazione, perché non ci si può fermare semplicemente alla degustazione, perché poi alla fine la degustazione l'abbiamo sempre fatta un po' tutti quanti, ma si deve andare oltre, sia in termini di offerta che di professionalità. Quindi avere all'interno dell'azienda, oppure se non si ha la possibilità di avere all'interno dell'azienda, usufruire di magari una persona formata anche da voi, ok, che sia in grado di accogliere il turista, quindi qualcuno che sappia parlare le lingue, che abbia la propensione a parlare con il pubblico e a relazionarsi, insomma. Quindi è un percorso che non si crea in 5 minuti, ma che va fatto e va iniziato. Se ne parlava sia con Luca Colussi che con Desiree. Ecco, io vivo ai piedi dell'area del Prosecco, per capirci, no? Che è conosciuto in tutto il mondo e che da poco è patrimonio UNESCO. Cioè, si faceva un esempio anche molto semplice, molto pratico, banale. Cioè, il rischio qual è? Che un territorio che viene nominato UNESCO e che quindi apre le proprie porte in maniera importante al turismo, non vada a sminuire quello che è il territorio, perché il rischio qual è? Che tutti comunque poi aprono le porte della propria cantina ai turisti e facciano la degustazione che prima magari non facevano. L'obiettivo chiaramente della cantina o del vignaiolo è quello l'obiettivo finale è quello anche di vendere vino, soprattutto di vendere vino, però il rischio è poi la competizione che si crea in questo, quindi una degustazione che viene fatta normalmente a pagamento, il rischio è che per competizione poi sì, magari venga realizzato anche gratuitamente, pur di, ma No. questo va proprio a sminuire il valore del nostro prodotto, del prodotto Made in Italy, della fatica che c'è anche dietro a quello che poi finisce sulle nostre tavole, no? E quindi, diciamo, l'obiettivo è proprio questo, cioè valorizzare il proprio lavoro e legarlo al territorio, creando un'offerta che sia, noi la chiamiamo, gli chiamiamo prodotti forti, ben strutturati, unici, irripetibili e memorabili. Quindi, com'è Unici che e ripetibili, no? com'è che si fa a creare un prodotto che, primo, non è copiato da il competitor, cioè il mio vicino di casa; secondo, non venga copiato da i buyers stranieri. Scusate questa parola che magari a voi in questo momento sembra, i tour operator stranieri hanno il vizio di bypassare tutta la filiera turistica. Cosa significa? Che vanno direttamente dai fornitori, dalla cantina, dall'albergo, dal ristoratore, e impongono un po', dettano un po' legge sui prezzi. Questo non va bene, motivo per cui dobbiamo essere noi a essere propositivi, a dire: cari amici stranieri, cari tour operator, guardate che prodotti vi stiamo proponendo, questa cosa qui si può fare grazie al legame che abbiamo col territorio. Cioè, l'operatore di turismo esperienziale che cosa fa? Sostanzialmente è colui che conosce tutti gli attori del territorio, è una persona formata che in alcuni casi affianca, non si sovrappone ovviamente al lavoro di guida e accompagnatori, ma semmai li affianca, e mette in relazione tutti gli attori, valorizzando quello che è la propria passione e mettendola anche a disposizione del turista. Come ben sapete, e come dico sempre centinaia di volte, la passione, si parte dalle passioni e dal tematismo di un territorio, perché questo crea relazione, crea condivisione, crea pathos, che crea emozione e memoria. E grazie alla memoria che è possibile fidelizzare i propri clienti e gli ospiti e farli tornare da noi. E questo ce lo può dire anche Amanda. Amanda è un operatore di turismo esperienziale e sommelier, giusto Amanda? E ecco, io vorrei che lei raccontasse un po', ci dicesse in maniera molto pratica qual è l'esempio di come dalla sua formazione poi è nato un prodotto dedicato a questo target, un prodotto unico sui Colli Eugani, in collaborazione poi con una cantina. Crea il tuo vino nei Colli Eugani. Visto che manca poco tempo, ti Sì. chiedo, Amanda, di stringere un po' sui trend del turismo enogastronomico, in quanto ne ha già parlato un pochino Luca. Ora ti condivido lo schermo, visto che ho io il tuo materiale. Ditemi se lo vedete. Vedete bene?
bene. Vai Amanda. Io non lo vedo. Aspetta. Lo vedi? Ah, ecco, sì. Buongiorno a tutti. Io sono Amanda Arena, mi ha introdotto Silvi, sono sommelier, consulente marketing e operatore di turismo esperienziale all'interno del club di prodotto Joint Place, realizzato secondo lo Story Living Experience di Artes, l'operatore di turismo esperienziale, appunto, che raggruppa una platea diversa di aderenti, ognuno con le proprie passioni. La mia è l'enogastronomia. Mi piace incominciare con, può andare avanti con la slide, Silvi? Sì. Con una frase di Marguerite Yourcenar, la celebre poetessa e scrittrice francese, che dice che il turismo seleziona il mondo. Spiegherò brevemente, dato che i precedenti relatori l'hanno già introdotto, alcuni numeri del turismo enogastronomico che sono emersi in occasione del Food and Wine Tourism Forum. Il 23% degli italiani, appunto, è stato un turista del vino e solo il 18% esclude questa possibilità in futuro. Come già ha detto Luca Colussi, le mete più ambite sono Toscana, Chianti, poi il Piemonte con le meravigliose Langhe e il Veneto. Quindi in Italia è ricca di un poliedrico patrimonio enologico, appunto, da sfruttare in chiave esperienziale. Andando avanti, nell'estate del 2020 sappiamo che è stata un'estate molto difficile a causa della pandemia da coronavirus. Gli italiani hanno selezionato, può andare avanti con la slide Silvi, grazie, hanno selezionato proprio la nostra stupenda Italia e tre italiani su quattro in vacanza al mare, in montagna o nel verde hanno scelto di visitare frantoi, cantine, aziende, sia per entrare in contatto con i locals, con gli abitanti proprio del luogo e per assaggiare i loro prodotti genuini a chilometro zero e quindi ottimizzare il rapporto qualità-prezzo, entrare in contatto con l'autenticità dei piccoli borghi che proprio rappresentano il tesoro della nostra Italia. Il trend, per quanto riguarda i trend del turismo enogastronomico, dal rapporto sul turismo enogastronomico del 2019 di una delle massime esperte nel campo dell'enoturismo, Roberta Garibaldi, vediamo che il 56% dei turisti ha visitato negli ultimi tre anni cantine, quindi c'è un incremento significativo. E la motivazione principale, appunto, del viaggio è visitare cantine. Possiamo andare avanti con l'altra slide. Sì, chiedo quindi... Amanda, siccome abbiamo pochissimo tempo e ho visto che ci sono delle domande, sì, se possiamo direttamente saltare al sì, prodotto che tu hai. Andiamo al prodotto, sì. Quindi diciamo il bisogno principale dei turisti è l'enogastronomia. Un esempio di cosa vogliono però i turisti enogastronomici? Un'esperienza memorabile. Noi con Artes, nell'ambito del club di prodotto Joint Place in Veneto, abbiamo creato proprio un'esperienza memorabile andando alla ricerca di un'azienda proprio autentica e con una filosofia autentica all'interno dei Colli Eugani, questo meraviglioso patrimonio storico e naturalistico a pochi chilometri da Padova. Qui abbiamo cercato degli enologi creativi, quindi per entrare all'interno, per creare un prodotto esperienziale autentico bisogna avere una dose di follia e creatività. Ecco, qui ci sono le varie fasi del prodotto. Io introduco la cantina e per il gruppo di turisti che arriva diventa enologo creativo con la consegna del calice, con l'oggetto magico. Si entra nel mondo dell'azienda, nella sua filosofia, nella sua storia, nella storia del territorio, e in contatto proprio con il proprietario e alla fine di questa storia si entra nel vivo del laboratorio e si crea il proprio vino dopo aver imparato la degustazione, le varie fasi, si entra nel vivo del fare, dell'esperienza
e si crea il proprio vino con i vini autoctoni da tagli di vitigni autoctoni dei Colli Eugani. Quindi ogni partecipante che dopo la consegna del calice è diventato enologo creativo che ci aiuterà a creare dei vini per una nuova linea che abbiamo intenzione di lanciare per la ristorazione, si cimenta con i vari tagli e crea il proprio vino che alla fine personalizzerà con la propria etichetta firmata dal titolare dopo una interazione molto ludica, perché sappiamo che il turista enogastronomico accanto alle esperienze enogastronomiche vuole abbinare delle esperienze culturali e ludiche, quindi divertirsi con gioia, con interazione e portarsi a casa questo ricordo memorabile, questa esperienza memorabile. Questo è un esempio proprio di esperienza memorabile nel campo dell'enogastronomia. Grazie Amanda. Quindi insomma, per concludere, cosa abbiamo visto? Che i prodotti, per essere unici, ripetibili e memorabili, devono essere coinvolgenti, emozionanti, i protagonisti devono essere i nostri turisti e quindi l'attività non deve essere nemmeno troppo didattica, autoreferenziale, no? Ma sono loro il fulcro, loro il centro, l'attenzione è loro. E quindi possiamo condividere con loro una passione creando delle attività molto immersive, molto emozionanti ed emozionali. E lo si può fare grazie allo story living, che è un'evoluzione dello storytelling, dove la storia non è più narrata, ma è vissuta. Infatti qui sono dei piccoli eroi, hanno un'impresa da compiere. Questo è un po' il fulcro, no, di quello che noi facciamo.